grande delirio di una condolare, là c'è uno che dorme, beato, felice, non so. Vedetemi che salite adesso sul treno di Uccino. Spero che si senta di non coprire il microfono. E nuovo delirio di una pendolare, numero non lo so, guarderò. E l'ultima puntata di Game of Thrones. Quindi è la quinta, sì, della sesta stagione. E quindi chi non è aggiornato indietro ovviamente non guardi perché è super spoiler. E, cioè, è successo di tutto. È successo di tutto. Per 46 minuti non è successo niente. Infatti anche sulla pagina c'è una donna che noia sta puntata, non succede niente. Poi gli ultimi 10 minuti, cioè da strapparsi i capelli, è successo di tutto. E soprattutto è successo, sono successe due cose molto gravi dal mio punto di vista che non sarebbero mai dovute succedere. Cioè il trauma di Odor, ovvero non ce lo toglieremo mai dalla mente, e estate. Cioè sta falciando metà lupi in questa stagione come se ci fosse un domani, non lo so. Si sono accorti che gli danno fastidio, costano troppo con gli effetti speciali, metà lupi, non so, li stanno massacrando. Cioè, sono rimasti solo Nymeria, quella di Aria, che non si sa dove sia, e Spettro. Cioè, se toccano Spettro, vero, rivoluzione, distruggiamo tutto. E, no, è una stagione, non so, imprevedibile, veramente non sai cosa aspettarti, perché ovviamente adesso è tutto nuovo anche per noi lettori, perché siamo rimasti indietro ormai. E, la prima puntata, insomma, è stata un po' così, ha un po' riallacciato le file del discorso rispetto alla stagione precedente. La seconda è stata wow, la seconda puntata spettacolo. La terza e la quarta non è successo praticamente niente, cioè la noia. E la quinta, dicevo, i primi 46 minuti, beh, gli ultimi 10 minuti, cioè, paura, paura. E adesso mancano solo due puntate, che mani brutte, con lunghe e corte, non mi piace, vabbè, c'entra niente. E mancano solo due puntate, vediamo cosa si inventano, perché sta succedendo di tutto. Cioè, se va avanti di sto passo, non arriva nessuno alla fine della sesta stagione, non sopravvive nessuno. E quindi ecco, niente, ditemi, adesso parte il treno, quindi non si sentirà più niente. E niente, così dovevo fare impressioni a caldo di sta puntata, perché il povero Dor, cioè, voi vi rendete conto che questo ciccione maledetto di Martin, 20 anni fa, quando ha iniziato a scrivere la serie, già aveva pensato Odor, perché Odor, cioè, ci rendiamo conto, eppure non vuole darci la soddisfazione di scrivere sti cacchi di libri, vabbè. E niente, se avete visto, ditemi cosa ne pensate, se avete teorie, spoilerate pure alla grande. E niente, ciao e baciati.